Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 20 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Luna sgobbona, come ogni martedì. Martedì giornata difficile per tutti, col faticoso passaggio dal relax all'impegno. Doppiamente quest'oggi per voi, con la luna cancerina, pigra e sognatrice, in sesta casa. Quella che invece vi vorrebbe zelanti e sull'attenti, pronti ad eseguire celermente gli ordini che vi piovono dall'altro, senza replicare. Difficile per un acquariano sotto tiro di Urano libertario in quadratura, da un lato consapevoli dell'importanza del lavoro, ora più che mai prezioso, vi sforzate di rigare dritto ma dall'altra nel profondo del vostro cuore vi sentite ribollire. Inespressi anche i sentimenti. Come piace a Venere nascosta in ottava casa, se a qualcuno piacete dovrà essere il primo a farsi avanti mostrando tutto il suo interesse per voi, in caso contrario anche se bruciati d'amore non proferite parola, il vostro cuore, come uno scrigno prezioso, rimarrà ermeticamente chiuso con il lucchetto, la chiave l'avete gettata in uno stagno e solo chi sarà degno riuscirà a ripescarla. Ma questa che cos'è, realtà oppure una fiaba? Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Analizzate le vostre buone idee che vi verranno nella giornata odierna, mettete da parte quelle rischiose ma analizzate a fondo quelle che vi sembrano più ambiziose ma raggiungibili e fate presto a metterle in pratica. Dovreste fare economia il più possibile, mettete da parte quello che potete e limitate al massimo le spese. Risparmiare è sempre bene e una cosa positiva. Vi sentirete particolarmente ispirati, in amore troverete le parole adatte per spiegarvi. Ma non attendetevi altrettanto dal vostro partner. Ostacoli o una prova da superare. Non fidarti troppo degli altri oggi. Persone invidiose potranno tramare dietro le tue spalle. Prudenza. Giorno pieno di contrattempi e imprevisti che riuscirai a sistemare. Intellettualmente sarai efficace. Risolverai più di un problema. Buon inserimento in gruppi di amici, sono possibili in serata incontri importanti e decisivi in alcuni casi. Ricordate che anche nell'amicizia si possono trovare grandi e nobili soddisfazioni. Giornata nervosa e con alcuni contrattempi che potrebbero farvi spazientire oltremodo. Cercate di avere più pazienza e riservatevi un momento di relax per poter dare sfogo al vostro nervosismo. Oggi tentate la fortuna con piccoli tentativi. In particolare i nati di sabato potrebbero avere piccole fortune e vincite. Se dopo i primi tentativi non cogliete al volo la fortuna non tentatela per altri 7 giorni consecutivi. Una luna meravigliosa nel vostro cielo vi darà una notevole e inusitata energia per fare tutto ciò che vi eravate riproposti con energia e concretezza. E soprattutto in modo veloce e pratico. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Oggi sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Belle novità in campo amoroso. Novità luminose in amore. Il quadro astrale è in generale abbastanza sereno e gratificato da Mercurio, che transita positivamente nel segno fidato alleato della Bilancia. Non vi mancherà un'intuizione particolarmente efficace nel comprendere le situazioni e gli stati d'animo in famiglia. Una fase di riflessione profonda e positiva vi consente di fare un bilancio sulla vostra vita, sui progetti che avete intenzione di seguire. Anche la valutazione di chi vi è attorno arriva lucida e vi fa affrontare meglio i rapporti. Luna in sesta casa, quella dove si sgobba, tutto normale di martedì, peccato che il segno che la ospita, il Cancro, sia il più pigro e sognatore dello zodiaco, pertanto se la vostra attività professionale non è di matrice creativa oggi a carburare faticherete non poco. Contro di voi anche l'astro guida Urano in quadratura, mentre Plutone alle spalle vi addita tutte le vostre inadempienze con l'aria cattivella modello, te l'avevo detto, pasticcione. Amore ed Eros.
Tensioni in famiglia ingigantite da una serie di contrattempi che vi mettono tutti sotto sopra. Quisquiglia in fondo, un elettrodomestico che si guasta, la TV che fa i capricci, ma quando si è già nervosi per conto proprio basta un non nulla per far saltare il relè. In coppia i sentimenti appaiono velati, nulla di drammatico e soprattutto di segreto, ma l'entusiasmo dei primi tempi ormai vi sembra acqua passata. Avreste bisogno di nuove emozioni, di un complimento, un corteggiamento da confidare nottetempo al vostro diario. Ma se questo accadesse al partner come reagireste? Probabilmente senza eccessi, perché non è da acquario libertario fare scene di gelosia, sotto sotto però in gran segreto sperimentereste tutte le pene di una sala di tortura. Rassegnatevi, non potete piacere a tutti. La vostra voglia spasmodica di conquistare il prossimo a volte vi rende più che mai irritabili. Prevista una rimpatriata tra amici molto piacevole. Mercurio nell'affettiva bilancia vi intenerisce col partner, facendovi colmare di dolcezza il vostro menage di coppia. Vengono fuori i vostri slanci poetici, che a volte tenete compressi dal temperamento freddo e distante che vi costruite e indossate come una rigida armatura. La voglia di lasciarvi andare liberamente è particolarmente favorita dai transiti e in evidenza quest'oggi. Se siete single, vi attende una fase di sperimentalismo erotico che vi mette alla prova e vi fa spendere diverse energie psicofisiche, ma, al tempo stesso, vi diverte. Mercurio e Giove spianano i vostri passi. Lavoro e denaro? Vocabolo gradito quest'oggi, sia in proprio sia in azienda, non siete in vena di applicarvi e basta un non nulla per farvi perdere il filo. L'unica cosa che gira sono le vostre finanze, il rendiconto bancario 7 garantisce un buon margine di tranquillità. A meno che non abbiano sbagliato documenti spedendovi quello di qualcun altro. Anche se siete sempre ligi al dovere, ciò non vuol dire che tutto vi sia concesso, per cui dovete fare in modo che nessuno dubiti delle vostre capacità, soprattutto se avete un ruolo importante. La vostra fermezza di polso vi aiuta a condurre una importante trattativa di lavoro in cui altri hanno fallito. I pianeti del successo vi spianano la strada per un futuro professionale di imprevisti successi. Benessere. La tensione nervosa da un po' di tempo a questa parte vi prende lo stomaco, ecco perché dovreste mangiare di meno e masticare meglio i bocconi. Senza accorgervene inghiottite soprattutto aria, ragione di quel singhiozzo da lattanti anche se avete già passato la trentina. Vane tutte le dritte fornite dalla tradizione all'uopo, la chiave di ferro sulla testa, tapparsi il naso, fare un saltello, bere un bicchiere d'acqua. Magari però potreste aiutarvi con lo yoga, chiedete lumi al vostro maestro. L'allineamento dei pianeti oggi è preoccupante perché mette in gioco le emozioni. Affrontare direttamente i propri sentimenti è difficile perché è necessario ammettere la vulnerabilità e riconoscere il dolore. Per lei, quando siete di cattivo umore, non c'è telefonata con le amiche o uscita serale, spettacolo, in grado di consolarvi, solo Mitch o Snoopy possono farlo, il loro calore e la loro morbidezza vi trasmettono serenità. Per lui, meno male che avete seguito un vecchio consiglio di famiglia. Avete un piccolo conto quasi dimenticato sul quale versare, di tanto in tanto, una piccola somma, così, al momento del bisogno, quasi fosse il vostro nascondiglio segreto sotto la mattonella trovate quanto vi occorre per tappare una falla. Ah, la saggezza dei nonni. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7.